Pace e bene a tutti, ringraziamo veramente Gesù della sua presenza, consacriamo tutto alla Madonna. Oggi una catechesi, ogni catechesi è bellissima perché appunto conosciamo e amiamo Gesù sempre di più. E oggi provo una particolare gioia perché credo che questa catechesi sarà tanto tanto magari di aiuto. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, pochi giorni fa ho mandato le catechesi come accogliere la guarigione parte 1 e come accogliere la guarigione parte 2. Se mi ricordo bene, in quella parte 2 spiego diverse ragioni per cui non si guarisce e dico che queste le 11 ragioni per cui non si guarisce. Poi io là ne ho aggiunte altre che ho preso anche da Padre Tardif, insomma le ho prese un po' da tutti i ministri di guarigione. Però in particolare l'avevo presa da questo libro di Francis McNutt, Guarire, dove c'è proprio il capitolo 2 che dice, si intitola 11 ragioni per cui non si guarisce. Però mi sono accorto che nella catechesi partivo, mi pare, dalla sesta ragione, le altre 5 o si trovano in qualche altra catechesi o sono andate perdute. Allora ho sentito il desiderio di rimetterle proprio in catechesi. Poi sono soltanto una piccola parte della catechesi che farò, perché poi Gesù mi ha fatto capire che dovevo, sono diciamo un colore di tutto il quadro, ma ecco, non praticamente, non si esaurisce in queste 5 ragioni, poi la catechesi arriva ad altro che sinceramente è molto molto bello, sinceramente. Allora, appunto, consacriamo veramente proprio ogni aspetto, anche frutti alla Madonna, e ringraziamo proprio Gesù di tutto. E adesso iniziamo proprio questa catechesi così importante, e chiedo proprio che lo Spirito Santo, ecco, io spero che tutte queste catechesi servano sempre più per conoscere, amare e pregare lo Spirito Santo. Mamma mia, io sono sicuro che più si conoscerà e si amerà lo Spirito Santo, e più noi vedremo Gesù proprio che camminerà in mezzo a noi, non soltanto come già cammina attraverso il Santissimo Sacramento, la Chiesa, i fratelli, le sorelle, in Cristo, tutto quello che può essere, ma anche attraverso proprio le manifestazioni dello Spirito Santo, non solo quelle interiori, ma anche esteriori, in tutta la loro ampiezza, lunghezza e bellezza, e tutto per far conoscere e amare che Gesù è il Signore, è colui che veramente è il Signore. Allora, e adesso leggerò proprio, e così come lo Spirito Santo vuole, commenterò, però voglio leggere perché è veramente qualcosa di grande, scritto da un altro autore, e voglio veramente che si sentano queste meraviglie dello Spirito Santo. Inizia lui dicendo: la maggior parte di noi ha bisogno di essere incoraggiata a credere che Dio realmente guarisce. Ma dopo che abbiamo attinto il coraggio necessario per farlo e abbiamo cominciato a pregare, rischiamo di perderci d'animo constatando che non tutti vengono guariti attraverso le nostre preghiere. Ciò è particolarmente sconcertante per coloro che hanno avuto un approccio molto semplicistico alla preghiera di guarigione. Due punti. Non devi far altro che reclamare la tua guarigione. Ricordo nei primi tempi in cui ci radunavamo a pregare a San Luis, un sacerdote che stava vivendo un profondo conflitto interiore, lacerato fra una concezione della sofferenza come mandata da Dio e una che vedeva la sofferenza come parte del male da cui Cristo ci ha liberati. Egli si alzava spesso in piedi durante l'incontro di preghiera per fare un breve intervento sul valore redentivo del dolore.
Un bel giorno però lesse un libro sull'autorità del credente che lo persuase a cominciare a pregare per la guarigione, anziché per l'accettazione della malattia. La persona per cui scelse di pregare era un caso assai difficile, una malata morente di cancro, niente male come inizio. Radunò un gruppo di amici e con la sua fede da neofita, sicuro che la donna sarebbe stata guarita, li condusse all'ospedale e pregò per lei. Poco tempo dopo quella donna moriva. Annientato da questa esperienza, egli non pregò più per nessuno per un anno intero. È dunque importante capire perché certe persone non vengono guarite, in modo da conoscere anche il tipo di fede di cui abbiamo bisogno quando preghiamo per la guarigione. Io ritengo che il miglior punto di vista sia il seguente. In linea generale, Dio vuole che le persone guariscano, a meno che non vi sia qualche ragione in contrario. Egli dona ad alcuni individui il dono della fede che fa loro conoscere come soltanto certe persone per cui pregano saranno guarite. Tutti gli altri invece sono chiamati a credere nella potenza sanante di Dio e a pregare per ottenere la guarigione, rendendosi conto allo stesso tempo che ci si trova di fronte a un mistero e che la persona per cui si prega può anche non essere guarita. Se vogliamo evitare un approccio troppo semplicistico alla guarigione, dobbiamo prendere coscienza delle ragioni per cui certe persone non guariscono. Nel corso del mio ministero ho individuato almeno 11 di tali ragioni e suppongo che se ne possano scoprire ancora parecchie altre. Adesso io vi leggerò le prime 5, le altre poi la continuazione nella catechesi come accogliere la guarigione parte 2. Io leggerò le prime 5 che sono veramente però quello che dice è veramente, guardate, la sua vita proprio dello Spirito Santo, no? La prima ragione è la mancanza di fede. Quando i discepoli non riuscirono a guarire l'indemoniato epilettico, Gesù li rimproverò per la loro mancanza di fede. Matteo 17, 14, 20. Ritengo che questa sia ancora la ragione per cui oggi non ci siano più guarigioni nelle nostre chiese. C'è un generale scetticismo che considera la guarigione soltanto un naturale processo psicologico. Ma anche quelli di noi che vi credono hanno bisogno di crescere nella fede. Personalmente ho più fede ora che non alcuni anni or sono. La stessa cosa è confermata anche da una persona della fama di Catherine Kuhlman. Quelli che guarivano durante i suoi servizi religiosi risultavano molti più numerosi lungo il corso degli anni che non nei primi anni, nei primi tempi del suo ministero. Tutti abbiamo bisogno di crescere nella fede, anche quelli fra noi che hanno visto guarigioni miracolose, in modo che Dio possa utilizzarci ancora di più. Secondo punto, secondo motivo per cui non si guarisce, sofferenza redentrice. La guarigione fisica non è in se stessa il valore più alto del mondo. A volte Dio usa la malattia per uno scopo più alto. Conosciamo una lunga serie di santi chiamati da Dio a soffrire in maniera redentrice in unione con la sofferenza di Gesù in croce. Se una persona è chiamata a soffrire per amore del regno, per imparare una lezione, come castigo o per qualche altra ragione, allora ovviamente non deve pregare per essere guarita. Nel 69 Agnes Sanford si era recata al monastero trappista di Dubuque nello Iowa, per tenervi alcune conferenze sulla guarigione. Proprio in quel periodo un'epidemia di influenza proveniente da Hong Kong mieteva numerose vittime tra i monaci. Il secondo giorno del seminario, Agnes stessa, la rinomata esperta in guarigioni, fu colpita dall'influenza e dovette essere ricoverata nell'ospedale delle Suore Francescane. Ma tale circostanza raggiunse uno scopo superiore, in quanto offrì a Agnes l'opportunità di parlare con molte suore infermiere, finché non le fu chiesto di tenere un corso alle suore francescane e poté così portare il suo insegnamento a una congregazione che si distingue nel campo dell'assistenza infermieristica. San Paolo riconosce che qualche volta l'infermità serve per uno scopo superiore, quando dice: "Sapete che fu a causa di una malattia del corpo che vi annunciai la prima volta il Vangelo.
E quella che nella mia carne era per voi una prova, non l'avete disprezzata né respinta. Galati 4, 13, 14. Quindi vedete, la prima cosa è la mancanza di fede, ne abbiamo parlato anche nella catechesi chiamata la legge della fede. Poi, quando una sofferenza ha uno scopo redentivo, qui si parlava di castighi ad esempio, voi dovete considerare che nella Bibbia la parola castigo non significa quello che pensiamo noi, cioè che Dio ci via ammazzate, ma significa correzione. Come un padre corregge un figlio. Quindi lo scopo del castigo, cioè della correzione, quindi è la correzione di Dio. E la lettera agli ebrei dice se Dio vi corregge perché vi tratta da figli, altrimenti non vi tratterebbe come figli. Quindi il castigo per Dio non si intende vi ammazzate le persone, ma si intende che Dio permette una prova che ti aiuta a correggere qualche cosa magari dentro di te, ma perché tu, correggendoti, puoi guarire, ricevi la vita in abbondanza. Quindi Dio corregge per dare la vita, eh? Non corregge perché ti disprezza o ti fa più ammazzate, perché non ti stima. Dio corregge per dare la vita. Dio anche quando castiga, quando corregge, è per dare la vita. Cioè le correzioni di Dio sono medicinali sempre, cioè sono per dare la salute. Non fa mai e più ammazzate la gente, perché sennò non sarebbe Dio un padre, ma sarebbe praticamente quasi come sembrano i dei pagani prima di Gesù, che sembrava che più avevano ammazzate tutti. Terzo punto, falso valore attribuito alla sofferenza. Dopo aver detto che alcune infermità sono redentrici e servono per una finalità superiore, dobbiamo bilanciare tale affermazione e dire che la maggior parte delle infermità non sembrano essere redentrici. Mi hanno chiesto di pregare per persone che non volevano realmente essere liberate dalla loro sofferenza. A me sembrava che la loro infermità fosse distruttiva e non una benedizione inviata da Dio. Esse però erano state talmente condizionate dall'insegnamento ricevuto che si sarebbero sentite in colpa qualora avessero chiesto a Dio di esserne liberate. Quando una persona è depressa e infelice sotto il peso di una malattia, puoi essere sicuro che non si tratta di una benedizione del Signore. Se però essa crede che sia stato Dio a inviarle quella sofferenza, allora spesso proverà un senso di colpa a chiedere a Dio di guarirla. E noi non dobbiamo pregare per una persona in maniera contraria ai suoi desideri. Anche se si riuscisse a convincerla ad accettare la preghiera, opporrebbe sempre una forte resistenza inconscia che impedirebbe ogni guarigione. Ecco, questo è molto, molto importante. Ogni sofferenza, qualunque sia, si può offrire alle sofferenze di Cristo e quindi diventa sempre di guarigione redentiva, come ho spiegato già in diverse catechesi. Questo è molto molto importante, quindi in qualunque situazione ci si trova, si può sempre unire la propria sofferenza a quella di Cristo. Però, come vi ho spiegato in una catechesi, come si fa a riconoscere quando una sofferenza viene da Dio? Può essere un criterio, come ho già spiegato in un'altra catechesi, quello che ho appunto già detto, no? Di solito le sofferenze che sono veramente volute da Dio direttamente, incredibilmente portano dentro una grande pace. Cioè, è una cosa, voi se conoscete Santa Gemma, tutte le persone che hanno, però incredibilmente le sofferenze permesse da Dio di solito portano un frutto di pace. Quando invece le persone vengono colpite dalla sofferenza e sotto quella sofferenza sentono un grande peso e sentono magari l'angoscia, però si rifugiano lo stesso in Dio con la preghiera, allora, in quel caso la sofferenza è permessa da Dio, non voluta direttamente, è permessa, ma la sofferenza può venire dal demonio, dal mondo, dalle calunnie e dalle persecuzioni. La persona rimane unita a Dio perché è una persona di fede e si rifugia in Lui, ma non si può dire che quella sofferenza viene da Dio, si può dire che Dio la permette,
per uno scopo più grande, per un bene più grande, ma non si può dire perché, perché non porta la pace dentro, ma se la persona non si buttasse nella preghiera e veramente si rifugiasse in Dio, rischierebbe veramente di perdere la fede per quanto pesa quella situazione. E poi ci sono il terzo tipo di sofferenze invece, che sono quelle che invece non portano né la pace dentro e che anzi non portano neanche la spinta a pregare, a rifugiarsi in Dio, ma anzi allontanano completamente le persone da Dio, le distaccano da Dio completamente, creano proprio un'avversione a Dio. E spesso questi tipi di sofferenza, guardate proprio nel frutto che portano, si può sospettare che vengano proprio dal maligno. Infatti Gesù dice l'albero si riconosce dal frutto. Allora, nella prima sofferenza il frutto è che quella sofferenza porta la pace. Nel secondo c'è una grande lotta, ma alla fine la persona si rifugia in Dio, aumenta la fiducia in Dio, la pazienza, le virtù. Ma nella terza situazione quella sofferenza porta a un disastro, addirittura a distaccarsi da Dio. E voi sapete che l'avversione a Dio è uno dei segni più certi della presenza di Satana in quella situazione. Perché se lo Spirito Santo è lui che invia una sofferenza o la permette, ma lo Spirito Santo è buono e spinge verso Gesù. Ma quando è uno spirito cattivo invece che sta proprio all'opera, non solo opprime la persona, ma quello spirito cattivo non ti spinge verso Dio, ma ti spinge a lasciarlo, a maledirlo e a staccarti da lui. Ecco come si può comprendere meglio quando la sofferenza viene direttamente da Dio, o è permessa da Dio, oppure anche se è permessa da Dio, ma è proprio in maniera evidente un qualcosa che ha dietro un'azione diabolica. Nel secondo caso la sofferenza può venire dal mondo, dalla debolezza naturale, da una calunnia di una persona, però è sempre attraverso delle mediazioni, ma nel terzo caso veramente si può dire che viene in maniera specifica da Satana. Poi questo l'ho spiegato già, diciamo, in un'altra catechesi ancora meglio, no? Quindi, praticamente, ecco, poi lo potrete sentire, è una delle catechesi, se non mi ricordo è proprio l'ultima o la penultima che ho fatto su Radio Mater. Poi, il quarto punto è il peccato. Quando una malattia fisica è connessa con un peccato, soprattutto un peccato di risentimento, non si verifica alcuna guarigione se prima non viene eliminato il peccato. Una volta, durante un ritiro, pregavamo per la guarigione di una suora che soffriva di un'infermità veramente distruttiva, ma non succedeva nulla. Tutto il gruppo rimase in preghiera convinto che qualcosa dovesse accadere. Poi qualcuno percepì che la sua malattia era collegata a un vero e proprio risentimento nei riguardi dell'autorità e di un certo numero di altre persone. Egli lo fece presente e la suora ammise che le cose stavano proprio così e domandò perdono per il proprio rancore. Immediatamente la guarigione cominciò a far sentire i suoi effetti. Il quinto e ultimo punto è molto importante. Qua c'è scritto non pregare in maniera specifica. Quindi il quarto punto si parla proprio di stare nel peccato e quindi bisogna pentirsi. Qua si parla soprattutto di peccati gravi, insomma, no? E qui, come diceva qui, no? Nel senso dei risentimenti proprio, insomma, che non so, piccoli risentimenti, ma qualcosa che può essere, insomma, che sfiora la gravidanza, oppure che è grave, perché qua parla proprio di un vero e proprio risentimento nei riguardi dell'autorità di un certo numero di altre persone. E, insomma, è una cosa seria. E questo vale. I ministri di guarigione hanno notato che tutti i peccati, diciamo, gravi in particolare, no? E impediscono la grazia, ma in particolare quello che veramente si è visto, che è, si può dire, quasi matematica la cosa. Gli altri di solito, a volte Dio guarisce pure persone in peccato mortale che poi si convertono, ma il peccato che più di tutti
veramente impedisce la guarigione è quello, il peccato contro la carità fraterna, cioè il risentimento, la vendetta, l'odio. Quello è visto, si è visto proprio che con quello veramente c'è bisogno proprio di rimuovere. Poi Dio fa sempre come gli pare, perché Dio può guarire pure una persona che ha risentimento e poi quella se pente dopo e vabbè. Però di solito è il peccato che più di tutti i ministri di guarigione hanno visto, che è quello che è veramente più legato all'impedimento alla guarigione, il peccato proprio di risentimento, di odio proprio. Il quinto punto, non pregare in maniera specifica. Specialmente quando si prega per una guarigione interiore, sembra importante arrivare alla causa che sta alla base della sofferenza emozionale. Cogliere la ferita iniziale della memoria. Ho pregato molte volte per la guarigione interiore, convinto che stessimo pregando per il vero problema, eppure non succedeva niente. Solo quando ritornavamo indietro nella memoria fino a scoprire l'episodio base che era stato dimenticato e pregavamo Gesù di intervenire in quel momento e di guarirlo, finalmente ottenevamo la guarigione. Perché Dio non risponde alle nostre preghiere generiche e non guarisce una persona se prima non scopriamo queste radici specifiche? So che Lui lo può fare e che lo fa. Ma l'esperienza mi ha insegnato, non solo la mia esperienza, ma anche quella di varie altre persone che conosco e che svolgono una vasta attività nel campo della preghiera di guarigione interiore, che certe persone non guariscono finché non si arriva a toccare in maniera specifica l'episodio iniziale da cui ha avuto origine il problema. Ricordo in particolare di aver pregato in Perù per una donna tormentata da un problema piuttosto comune. La sua vita era deprimente e noiosa. Tale noia non aveva niente a che vedere con il suo lavoro. Era una missionaria e amava la sua attività. Si era resa conto che aveva bisogno di una qualche guarigione interiore dal momento che i cristiani dovrebbero essere costantemente pieni di gioia e di entusiasmo per la vita, entrambe cose impossibili da simulare. Così si mise a raccontare per esteso tutti gli avvenimenti della sua vita che le avevano procurato tristezza. Niente comunque sembrava mostrare di tanto drammatico. Tutti gli episodi che rammentava risultavano piuttosto ordinari, non c'erano state grandi crisi. Di solito quando si ascolta una persona scatta qualcosa non appena si arriva alla chiave della guarigione. Allora nel cuore si avverte. È questo, ecco, si tratta di questo. Quella volta però non mi successe niente di simile. Allora pregammo come meglio potemmo per tutte le ferite del passato che riuscivo a ricordare. Tuttavia, al termine della preghiera non c'era stato alcun cambiamento. Ella non sperimentava quella pace, quella gioia, quel sollievo dello spirito che sapevano e sapevamo accompagnare una vera guarigione interiore. Il giorno dopo la donna ritornò e ammise onestamente che niente era cambiato. Così di nuovo Barbara Schlemmon e io le domandammo se fosse riuscita a ricordare qualcos'altro per cui avremmo dovuto pregare. Spesso infatti una persona omette per vergogna proprio quell'episodio che costituisce la chiave per giungere alla guarigione interiore. Ella però non era riuscita a ricordare altro. Ci rivolgemmo quindi di nuovo al Signore nella preghiera, implorando la sua luce capace di aiutarci. Mentre pregavamo, Barbara ebbe l'immagine mentale di una ragazzina di 10 anni che teneva in braccio un cane. Barbara disse: «Non credo che abbia senso, ma mi permetta di dirle quello che vedo». La donna rispose che quell'immagine richiamava alla mente un fatto che aveva dimenticato. Quando aveva 10 anni, il suo migliore amico era il suo cane. Esso però era già vecchio e i suoi genitori un giorno glielo tolsero e posero fine alle sue sofferenze. Diventata adulta, essa aveva dimenticato l'episodio. In fondo è quello che si fa con i cani vecchi. Ma allora era stato come se i genitori, le persone in cui aveva più fiducia, l'avessero privata del suo migliore amico uccidendolo. Quando si rimane feriti così dolorosamente nell'amore per un amico e nella fiducia nelle persone, la reazione automatica è di non fidarsi né amare più tanto. La reazione automatica è di non fidarsi né amare più tanto di nuovo. Quello che aveva fatto lei da ragazzina era stato di voltare le spalle, per così dire, al fluire della vita, in maniera da non rimanere più ferita tanto profondamente.
Di conseguenza, però, non aveva più potuto provare neppure gioia né entusiasmo. Il suo istinto di protezione le aveva impedito di sperimentare sia le gioie che i dolori della vita. Così pregammo per quello che era successo a quella bambina di 10 anni. Il giorno dopo ricevetti questo bel biglietto. La vita mi sta inondando, che gioia. Mi sento così felice che avrei voluto piangere. È la prima volta che ho voglia di piangere dalla felicità, ma nel contempo ne sono trattenuto da qualche parte del mio essere. È un mistero il motivo per cui Dio vuole che alcune di queste preghiere portino alla luce l'episodio preciso che ha bisogno di essere guarito. Io ritengo che sia perché rispetta il processo naturale della guarigione psicologica, il quale richiede che gli episodi che erano stati sepolti e nascosti nell'inconscio vengano portati alla luce della coscienza e quindi guariti da lui. Egli fa risplendere la sua luce divina nelle tenebre, così che tali episodi possano emergere dall'inconscio. L'intervento soprannaturale rinforza e accelera il processo naturale della guarigione psicologica. Avremmo commesso un gravissimo errore se dopo la prima preghiera avessimo detto a quella donna che doveva accettare il fatto che noi avevamo pregato con fede e che lei era guarita. In realtà ella non guarì dopo quella prima preghiera, ma solo dopo che lo Spirito ci ebbe rivelato la ferita particolare per cui dovevamo pregare. Il fatto di non giungere alla radice specifica dell'infermità è anche una delle ragioni per cui certe persone non conservano la loro guarigione. Molti predicatori protestanti affermano che alcuni regrediscono dopo essere stati guariti perché mancano di fede nella stabilità della loro guarigione. Effettivamente questa è una delle ragioni possibili, ma un altro motivo di tale fallimento non sta nella persona malata, bensì nel ministro stesso di guarigione, il quale ha pregato soltanto per la guarigione dei sintomi. Questi scompaiono in tutto o in parte come risultato della preghiera, ma siccome la loro causa fondamentale permane, in seguito ricompaiono. Non siamo troppo frettolosi nell'accusare le persone di mancanza di fede. La colpa, caro Bruto, non è delle stelle nostre, ma di noi stessi che siamo anime di schiavi. Vabbè, lui adesso porta questa citazione. Comunque, ecco, è molto importante. E appunto tenere conto di questi insegnamenti, gli altri che ho detto che li trovate nell'altra catechesi, come accogliere la guarigione, le altre 6 ragioni, perché 5 le ho lette, 6 ne mancano, e poi nell'altra ce ne sono alcune aggiunte da Padre Tartiffe. Però ecco, è molto molto importante, come vedete, lo Spirito Santo. E anche quando sembra che dice di no, ma lo Spirito Santo, anche quando sembra che dice di no, per esempio alla guarigione completa dei sintomi, lo Spirito Santo dice di no per dire di sì. Perché? Perché dice di no alla guarigione completa dei sintomi, ma perché? Perché la persona dica: Spirito Santo, come mai questa persona è guarita un po' dai sintomi, ma adesso è ricaduta nello stesso problema? Perché lo Spirito Santo ti vuole non solo far guarire i sintomi, ma anche proprio la radice, le cause, così che la guarigione poi sia duratura. Questa è una delle ragioni, no? Perché lo Spirito Santo, anche quando dice di no, è sempre per farti del bene. Perché magari adesso non ti guarirà subito i sintomi che senti, ma se anche guarisci invece di oggi, fra un mese, però fra un mese ti guarirà non soltanto i sintomi, ma anche la causa, e così rimarrai guarita per sempre. Ricordati sempre, come diceva Santa Caterina da Siena, e che è proprio dopodomani, che diceva sempre Caterina: Dio quando dice di sì e anche quando dice di no è sempre per amore, cioè sempre per farti del bene. Non ti arrabbiare, se Dio ti dice di no, chiedi: ma amore mio, tu che sei così buono e mi stai dicendo di no, lo stai facendo sicuramente per il mio bene. Allora a me mi sembra un'ingiustizia, Gesù. Però dato che io lo so che sei buono, fammi capire perché mi stai dicendo di no. Perché sicuramente tu mi stai dicendo di no non per guarire soltanto la mano, ma perché mi vuoi guarire tutto il braccio. Allora mi devi far capire qualcos'altro, così una volta che sarò guarito anche nel braccio, dopo veramente io potrò rimuovere tutto, non soltanto la mano, ma tutto il braccio.
Dio quando dice di sì e quando dice di no è sempre per amore, dice Santa Caterina. Lei dice che diceva queste cose alle persone che si scandalizzavano di Dio, cioè che in qualche modo rimanevano un po' ferite nei confronti di Dio perché gli sembrava che Dio gli dicesse di no, perché non le amava. E invece ricordiamoci sempre che Dio, anche quando ci dice di no, è perché vuole non che ci distacchiamo da Lui, ma che torniamo a parlare con Lui in maniera ancora più profonda, perché ci deve rivelare ancora qualche segreto di grazia più profondo, affinché poi i tesori che avremo dopo saranno più grandi di quelli che avremmo ricevuto se ci avesse detto subito di sì. Quando Dio dice che quell'uomo si vende tutto, compra il terreno per poter scavare e prendere il tesoro che sta nel terreno, e quando Dio, io comincio a scavare il terreno e dopo un metro, come mi aspettavo, non trovo niente, non è perché Dio mi vuole fare del male, ma perché vuole che continui a scavare, così che magari non troverò niente dopo un metro, ma lo trovo dopo due. E quello che trovo dopo due è molto più grande di quello che avete trovato se l'avessi trovato dopo un metro. Quando Dio dice di no e quando dice di sì, è sempre per amore. Non c'ha, Dio non ha altri motivi, perché Dio è amore. Ricordiamoci sempre, io Don Roberto, un essere umano, può fare le cose con secondi fini, con 3.000 motivi dietro, ma Dio le cose le fa sempre e solo per amore. Sia quando dice di sì e sia quando dice di no. E per amore significa sempre per farti del bene e per trarne sempre un bene più grande. Dio non ha intenzione, non è venuto per condannarti, ma per salvarti. E quello che fa è sempre per salvarti, per guarirti, per liberarti, per santificarti. Questo è molto molto importante ed è il sigillo. Veramente, come dice quella parola, mettimi come sigillo, no? Sul tuo cuore, no? E ecco il sigillo che noi dobbiamo portare sempre nel cuore, nella nostra vita, è che Dio è amore e tutto quello che fa è per me e per amore. E per amore significa non è mai per farci del male, ma sempre per farci del bene e per trarre anche dalle prove sempre un bene più grande. Questo è molto molto importante. Ecco, dopo la precisazione di queste cose che abbiamo detto, adesso voglio completare questa catechesi e nel capitolo 5, sempre dello stesso libro, c'è cioè veramente ci sono un capitolo di domande e risposte, tutte sui problemi di guarigione. Adesso ne prenderò alcune che mi sembrano quelle più interessanti e poi le altre, se Dio vuole, magari le potete leggere dal libro. Per esempio a pagina 286 vediamo proprio queste domande e queste risposte perché sono molto utili per completare tante catechesi che io ho fatto e sono veramente molto belle. Qua la domanda è meglio pregare comunitariamente per la guarigione? E lui risponde, qualche volta è più vantaggioso pregare comunitariamente, qualche altra è meglio farlo individualmente. Non è possibile dare una risposta assoluta adatta per ogni individuo e per ogni occasione. Tra gli individui dotati del dono di guarigione ci cioè sono alcuni che posseggono doni speciali di discernimento, utili nei casi difficili. Il gruppo di preghiera comunque possiede una sua potenza. Infatti Gesù dice, quando due o tre sono uniti, io sono in mezzo a loro. In linea generale credo che possiamo dire questo. Punto 1. Quando preghiamo per la guarigione fisica è utile pregare in comunità. 2. Quando preghiamo per la guarigione interiore e la liberazione, di solito è meglio farlo in forma individuale, a tu per tu con l'interessato in un piccolo gruppo. Il tipo di confidenze che spesso vengono fatte e la rivelazione di ferite profonde richiedono il massimo rispetto possibile della sfera privata. Ci sono delle ragioni per preferire in questi casi un gruppo di preghiera ristretto. La possibilità di utilizzare certi doni speciali come quello del discernimento che vengono dati a individui differenti. B. La possibilità di avere un marito e una moglie che pregano insieme per chiedere la guarigione di ferite passate. C. La possibilità di evitare qualsiasi forma di situazione compromettente che potrebbe svilupparsi in un rapporto a tu per tu. Quando si prega per una guarigione fisica,
Perché non combinare i vantaggi offerti sia dalla preghiera in gruppo che da quella individuale, ponendo le persone dotate del dono di guarigione a guidare il gruppo che prega per il malato? Queste sono delle cose molto interessanti, no? Poi c'è un'altra domanda. Che dire a proposito della preghiera a distanza? Risponde. Sembra che la distanza non crei grossi problemi quando si prega per ottenere la guarigione fisica. So di parecchi casi in cui nell'esatto momento in cui un gruppo pregava per qualcuno ricoverato in un ospedale, l'ammalato ha sperimentato la presenza di Cristo ed è guarito. Quando preghiamo per la conversione e la guarigione interiore di qualsiasi tipo, a maggior ragione la liberazione da influenze demoniache, cioè quando è importante l'attiva partecipazione dell'interessato al processo di guarigione, di solito è meglio che questi sia presente. La preghiera non è un atto magico e Dio non esonera la persona dalla parte che le spetta nel processo della sua guarigione, quando ciò è necessario, come nel caso della guarigione interiore. Normalmente, quando qualcuno mi chiede di pregare, ad esempio, per un parente tormentato da problemi emozionali, io gli rispondo che sarebbe meglio che fosse la persona sofferente stessa a chiedere che si preghi per lei, se veramente vuole essere aiutata. Tuttavia, ci sono delle eccezioni. So di conversione e di guarigioni interiori verificatesi attraverso una preghiera a distanza, con la successiva collaborazione interiore della persona sofferente. Nei Vangeli leggiamo della donna cananea venuta a implorare perché la figlia fosse liberata dai tormenti degli spiriti malvagi e come questa sia stata liberata nel momento in cui Gesù aveva pregato per lei, Matteo 15, 21, 28. Nel novembre del 1972 ho pregato con il pastore José Fajardo e sua moglie durante un ritiro tenuto a Bogotà, in Colombia, per la conversione del loro figlio che si trovava a casa a Cali. In quel preciso momento, verso l'una di notte, il ragazzo si destò dal sonno e visse una violenta esperienza di conversione, durante la quale fece dono della sua vita a Cristo e si liberò dalla droga. Il tutto senza alcun intervento esterno apparente, naturalmente però con l'adesione della sua volontà. Ecco, cosa dire su questa cosa? Io, per non sapere né leggere né scrivere, io credo che certo, quello che dice Francis McNutt è giusto. Di solito, ordinariamente, va cercata la collaborazione, ma a volte non sempre questo è possibile. Allora io consiglio di fare le preghiere a distanza e consiglio di farle anche magari a volte durante la notte. Perché? Perché durante il sonno la persona ha meno resistenze. Infatti esiste un libro proprio chiamato La preghiera della notte, dove soprattutto per la guarigione interiore si prega perché Dio entri nella psiche della persona durante il sonno, dove le resistenze della persona sono minori, così che tocchi nel sonno quelle ferite e le guarisca. Così che per la persona è fruttuoso, è meno doloroso, perché non vive le cose da sveglia, e nello stesso tempo poi si trova guarita. Quindi uno può fare una preghiera di guarigione, però nel momento in cui la persona magari sta dormendo, no? Di notte. E conoscevo questa suora che si alzava magari la notte, ma non è che deve fare chissà quanto, un quarto d'ora, e faceva 15 minuti ogni notte per pregare, per guarire, per esempio, che ne so, quell'uomo ferito nel suo cuore. E i frutti erano incredibili, cioè, guardate. Il principio della preghiera l'ha detto Gesù: cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. E infatti, quando l'amico andò a bussare all'altro amico, che era di notte, e quella alla fine gli ha aperto, Gesù dice: se non gli ha aperto per amicizia, gli ha aperto per l'insistenza. Per pregare, ogni momento è buono. E io consiglio di pregare anche a distanza. Perché l'ho spiegato in altre catechesi, Gesù è Signore di tutti i luoghi, di tutti i tempi, non ci sono distanze per Gesù. Quindi la preghiera è tanto gradita al Signore. Io penso che molte persone nel mondo possono testimoniare che le preghiere a distanza fanno effetto. Certo,
Quando è possibile, come dice qui, in maniera ordinaria, far partecipare la persona e rendila partecipe, sempre di più e meglio. Diciamo che in ogni circostanza uno deve cercare di rendere partecipe la persona il più possibile, ma in certi casi il più possibile significa pregare a distanza, come se può. E Dio, quei 5 pani e 2 pesci che ci so, li benedirà e quello che manca ce lo metterà Lui. Come diceva in un libro che ho letto, si diceva Dio non è mai così debole, ma è forte, che può sempre operare anche a distanza. Non c'è cosa, per quanto difficile, per quanto lontana, che Dio non possa toccare, perché Lui è Dio. Poi ecco, un'altra domanda molto importante in questo capitolo. Ci sono altri doni implicati in quello di guarigione? E lui risponde, tra i doni menzionati da Paolo in 1 Corinzi 12, taluni sono chiaramente connessi con il carisma di guarigione, 2 punti, il discernimento degli spiriti, il dono della fede, il linguaggio di scienza, il potere dei miracoli. Anche se la finalità di ciascuno di questi doni non è del tutto evidente, i ministri di guarigione si trovano d'accordo nel ritenere che il discernimento degli spiriti ci permette di stabilire se c'è o meno bisogno di guarigione o di liberazione, nonché di quale tipo di liberazione. Questo è molto importante. Il discernimento ti fa capire in quella circostanza cosa è all'opera, se è un demonio, se è una cosa naturale, se è una sofferenza redentrice, per esempio, voluta da Dio. Allora, in quel caso, immaginate quando Padre Dio ci aveva stimmate. Se uno faceva discernimento era evidente, no? Che da quello che sembrava era una sofferenza redentrice di Dio. Quindi che senso c'ha che mi metta a fare preghiera di guarigione? Sarebbe assurdo. Invece, appunto, no? Quindi il discernimento, no? Capire quale spirito sta agendo in quella situazione, in base a quello, poi scegliere la preghiera più adatta. Secondo dono, il dono della fede. Come abbiamo già detto, ci permette di conoscere se il Signore intende guarire o meno una determinata persona in un preciso momento. Inoltre ci infonde la fiducia necessaria ad agire in base a tale conoscenza e a pronunciare la preghiera della fede. Che significa questo, il dono della fede? Significa questo. Tutti possiamo pregare per la guarigione di una persona. E con la fede che Dio la guarisce. Ma quando uno ha il dono della fede, che è un carisma, non è la fede quella del credo che serve per salvarsi l'anima, ma è un carisma che serve per aiutare gli altri, quindi è una sovrabbondanza di fede. Quando uno ha il dono della fede e si mette a pregare per una persona, a un certo punto dentro sente una fiducia così certa che non riesce proprio, che è certo che Dio guarirà quella persona, al punto che non dirà Signore ti prego guarisci, ma comanderà la persona di guarire. Cioè la fede è un carisma che ti riempie così il cuore, te lo gonfia di fiducia, che tu a un certo punto non hai il minimo dubbio che quella persona guarirà e glielo comandi e quella persona guarisce. Un esempio. Quando San Pietro e San Giovanni incontrano lo storpio al tempio, San Pietro ha avuto il dono della fede che Dio avrebbe guarito lo storpio, infatti non gli ha detto, non ha detto Signore Gesù, te preghiamo insieme perché sto storpio guarisca, no, ha detto io non ho né argento né oro, nel nome di Gesù alzati e cammina. Ma un comando del genere tu lo puoi fare solo se c'hai una fede dietro, certa. Perché immaginate se dava il comando e quello invece non s'alzava niente. Quindi il dono della fede è un carisma che ti fa avere la certezza che Dio in quel momento opererà, una certezza tale che tu neanche più fai la preghiera di supplica, proprio lo comandi. Questo è molto importante perché guardate, esistono queste cose. E vi ho raccontato l'altra volta l'episodio di Padre Matteo La Grua, che aveva questo carisma di fede, di quando questa persona in carrozzella era rimasta nella sala dove si era fatta la preghiera, e lui stava in carrozzella e era rimasto da solo dentro la sala. E Padre Matteo La Grua doveva spegnere luci. Quando ha visto il porello che stava lì e che non se n'era andato, gli ha fatto: ma che stai a fare qui? Alzati, dai, vai a casa!
Quello si è alzato dalla carrozzella e è andato a casa. Cioè, ha guarito con comando. Queste sono cose testimoniate, ci cioè sono i lastri. Basta che andate dove stavo padre Matteo la grua, sono cose che, cioè, ci cioè sono i lastri, non è che si scherza, ci cioè sono le prove. Che... Quindi, per dire quanto è forte lo Spirito Santo. Poi, un altro dono è il linguaggio di scienza o la parola di conoscenza, no? È la stessa cosa, si chiamano così, o linguaggio di scienza o parola di conoscenza. Ci permettono di discernere le radici e le cause dell'infermità per cui dobbiamo pregare, anche quando il malato stesso non ne conosce perfettamente la natura. Questi doni risultano particolarmente utili nel caso delle guarigioni interiori o quando un'infermità fisica è in qualche modo collegata con una ferita più profonda. Cioè, a un certo punto la persona non sa perché sta così. Il ministro di guarigione che ci parla non capisce manco lui. Se prega lo Spirito Santo arriva una parola di conoscenza, cioè una rivelazione che può arrivare attraverso un'immagine che si vede, una parola che si sente dentro, e in tanti modi può arrivare. Diciamo, è un'informazione che arriva dallo Spirito Santo e ti dice la radice del problema di quella persona. E tu lì capisci la radice e allora puoi procedere. L'altra volta vi ho fatto questo esempio quando c'era questa donna che stava talmente male che a un certo punto l'avevano portata dall'esorcista, gli facevano preghiere di liberazione, esorcismi, no? Poi la portarono da padre Emiliano Tardif. Dato che parlandoci non si capiva sta donna che c'aveva, sveniva, non si capiva quello che c'aveva. A un certo punto Padre Tardif chiede luce allo Spirito Santo e gli arriva questa parola: aborto, aborto, aborto. E finalmente lui con delicatezza gli dice: scusami, ma per caso nella tua famiglia qualcuno ha abortito? E lei finalmente scoppia in pianto perché lei aveva abortito 2 volte, ma non era mai riuscita a dirlo a nessuno e per questo aveva delle crisi talmente forti che sveniva. Allora, gli altri in maniera ordinaria l'avevano presa quasi per una posseduta. Invece il problema suo era questo. Infatti, dopo che ha tirato fuori questo rospo, è guarita. Ma la parola di conoscenza è servita per conoscere la radice del suo problema vero, altrimenti l'avrebbero continuata a fonne che è preghiera di liberazione, ma non sarebbe mai guarita. O quantomeno, fino a quel momento non era stata guarita. Magari era stata meglio, ma non era stata guarita. Poi parla il dono dei miracoli, differisce a mio parere da quello delle guarigioni per il fatto che esso crea laddove mancava qualcosa, mentre la guarigione accelera o modifica quel che sarebbe stato compiuto in via ordinaria dai processi naturali. Diciamo che il miracolo supera leggi naturali, uno sta in carrozzella e si alza subito e guarisce. La guarigione invece accelera i processi naturali, quindi uno che sta in carrozzella con le preghiere di guarigione, magari uno in carrozzella sarebbe guarito, che ne so, con 4 anni, con le preghiere di guarigione guarisce in 6 mesi. Invece un miracolo è quando la persona è paralizzata sulla carrozzella e si alza subito. Non è che riceve una serie di preghiere, il miracolo è immediato, è un segno di potenza. La guarigione pure è un ministero soprannaturale che però prevede anche del tempo. A volte le preghiere di guarigione devono essere ripetute. Tutti questi doni sono di grande utilità per il dono di guarigione. Il dono di guarigione e quello dei miracoli hanno a che fare con l'amore e con la potenza di Dio nella guarigione delle malattie, mentre i doni del discernimento, della scienza e della fede ci mettono in grado di conoscere quando e come dobbiamo somministrare l'amore di Dio che guarisce. Quindi vedete che meraviglia. I miracoli e la guarigione guariscono direttamente le malattie, mentre gli altri doni, discernimento, scienza e fede, aiutano a capire la radice del problema e aiutano a capire anche in quel momento come pregare e che tipo di preghiera fare. Quindi questi doni sono un po' da guida. No? Sono quelli che guidano il tipo di preghiera, mentre quello di guarigione e di miracoli sono quelli che la preghiera poi la compiono sulla persona perché o la guariscono o la miracolano, insomma, no?
E queste sono cose veramente, guardate, di una bellezza e di un'importanza enorme. Allora, finisco, credo che finisco, con quest'altra domanda che secondo me, perché ce ne sono altre due o tre che sono veramente importanti. Io voglio veramente che chi ascolta possa essere veramente formato serenamente dallo Spirito Santo su tutti questi argomenti, ma sempre perché possiamo amare Dio con tutto il cuore, l'anima, le forze, il prossimo come noi stessi. Una domanda ancora che viene fatta è possibile pregare più di una volta per chiedere una guarigione? Risposta: per chissà quale motivo molti di coloro che credono nella guarigione credono anche di poter pregare soltanto una volta. Pregare di nuovo equivale ai loro occhi a una mancanza di fede nella preghiera già fatta. Secondo me questa visione assolutista contrasta con l'insegnamento chiaro dato dal nostro Signore nella parabola dell'amico importuno, Luca 11, 5, 8, e della vedova importuna, Luca 18, 1, 8. Virgolette, vi dico che se anche non si alzerà a dargliela per amicizia, si alzerà a dargliene quanti ne occorrono almeno per la sua insistenza. Ebbene, io vi dico, chiedete e vi sarà dato, Luca 11, 8, 9. Certo, si verificano dei casi in cui una persona prega e poi sembra chiamata ad accettare il fatto di essere stata guarita, ma a farne una regola generale, possiamo pregare una volta soltanto e poi reclamare la guarigione, equivale a creare un nuovo legalismo e a trasformare un metodo in un idolo. Ognuno dovrebbe pregare e poi cercare di stabilire quale sia la volontà di Dio, se vuole che preghiamo una volta, più volte o molte volte. Ad esempio, pregare per malattie ormai croniche di solito richiede molta costanza e per un lungo periodo. Generalmente, ma non sempre, certe malattie come l'artrite guariscono per gradi. Quando un genitore mi chiede di pregare per il figlio mentalmente ritardato, gli insegno come pregare ogni giorno per lui, insieme a tutta la famiglia. Stando ai risultati, di solito il bambino migliora gradualmente e molto più in fretta di quanto la prognosi medica non lasci sperare. Nel caso di malattie dal decorso lungo e profondamente radicate, pare che i migliori risultati siano ottenuti attraverso prolungati e frequenti momenti di preghiera, denominati bagni di preghiera. Questo io ne parlo, se volete capire meglio cos'è il bagno di preghiera con Gesù, io ne parlo, ci sono tre catechesi su YouTube proprio che si chiamano il bagno di preghiera con Gesù, che spiega proprio come si fa questo bagno di preghiera, come si procede. Allora, adesso devo finire, perché altrimenti stiamo qui praticamente in altre 7 ore. Le ultime due domande, che penso ce la facciamo, tanto sono abbastanza brevi. Ci sono dei fenomeni fisici che accompagnano il dono di guarigione? Sì, ce ne sono. Qualche volta possono essere di aiuto, ma sono solo indicazioni ed effetti e non il dono stesso, che si manifesta chiaramente solo quando qualcuno è davvero guarito. Agnes Sanford sperimentava di solito varie sensazioni quando pregava per la guarigione, mentre suo marito non sentiva niente, eppure le persone guarivano attraverso il ministero di entrambi. Alcuni di questi fenomeni sono: una sensazione di calore avvertita dall'infermo. È il fenomeno fisico più comune tra quelli connessi con il ministero di guarigione. Spesso essa è concentrata sull'organo interessato e qualche volta permane per parecchio tempo dopo che la preghiera è finita, come indicazione che il corpo è in via di guarigione. Vi faccio questo esempio semplice. Quando si cuoce il pane deve rimanere nel forno un certo tempo, così è come se lo Spirito Santo rimane su quell'organo attraverso il segno del calore fino a quando il pane è cotto, cioè fino a quando la guarigione è completa. Poi altri segni: un leggero tremolio provato dal ministro, simile a una scossa elettrica. Certuni sentono le mani tremare come se una specie di corrente passasse attraverso di esse. Tale tremito è presente finché dura la preghiera. Qualcosa di simile a una scossa elettrica o una carica di potenza, ma senza alcun tremito.
Quindi vedete, è possibile sia quando c'è proprio un tremito, che è come se le mani venissero attraversate da questa potenza sanante di Gesù, e a volte però ci può essere potenza e una scossa elettrica nelle mani senza che però ci siano i tremori. Queste sensazioni possono riuscire di aiuto. Per esempio, certi individui che sperimentano il tremolio hanno imparato a pregare fin tanto che la scossa sembra percorrerli e a smettere di pregare quando quella sensazione ha termine. I tempi variano. Qualche volta durano abbastanza a lungo, come se si trattasse di un trattamento con radiazione di cobalto, altre volte sono brevi. Altri che hanno imparato ad associare la guarigione al calore o con la sensazione di una sorta di corrente nelle mani, ritengono che ciò li aiuti a sapere quando devono pregare e quando no. Per esempio, quando sentono tale sensazione durante un incontro di preghiera, l'esperienza dice loro che qualcuno nel gruppo ha bisogno di essere guarito e che può essere guarito. Coloro che posseggono un ministero di guarigione non hanno bisogno di andare alla ricerca di tali fenomeni. Però queste varie sensazioni vengono di frequente sperimentate senza che siano state ricercate. Quando qualcuno avverte una manifestazione del genere, non deve sorprendersi né inorgoglirsene, ma prenderne semplicemente atto. Deve vedere poi se c'è in essa qualche fattore che può rivestire un significato pratico. Per esempio, aiutano a sapere quando bisogna pregare? Aumentano la fiducia nel fatto che Dio può utilizzare le nostre preghiere per attuare una guarigione? L'accento non va posto sui fenomeni in se stessi, bensì sul significato che possono rivestire per dare gloria a Dio. Essi non vanno né temuti né disprezzati, ma neppure sopravvalutati. Possono realmente aiutarci a capire meglio il nostro mistero di guarigione. D'altro canto, alcuni dei miei amici che sperimentano un leggero tremito quando effettuano una preghiera di guarigione sono giunti a considerarlo semplicemente una debolezza del corpo umano non abituato alla potenza di Dio. Costoro inoltre tendono a ritenere che le persone più abituate alla presenza di Dio quasi non percepiscano simili fenomeni fisici. L'ultima domanda a cui si risponde, poi abbiamo finito. Come faccio a sapere se ho il dono di guarigione? Risposta. È una domanda delicata, una di quelle alle quali trovo difficile rispondere, esattamente come mi sento a disagio quando qualcuno mi riferisce o ho sentito dire che lei è un guaritore. In primo luogo, ciò significa che rivolgiamo troppo la nostra attenzione alla persona che svolge il ministero, piuttosto che al Signore Gesù. Inoltre, sembra che il carismatico possieda qualcosa che può controllare, mettere in moto e fermare a comando. Invece, quel che posso fare è pregare. Questo posso decidere di farlo. Ma il fatto che la persona guarisca oppure no dipende da Dio e non dai miei poteri. Non siamo di fronte a un atto magico o una superstizione. Con la mia preghiera non faccio cambiare idea a Dio, ma collaboro con il suo progetto nei confronti dell'uomo, progetto che comprende la mia preghiera e il cui movimento fondamentale tende sempre alla vita e alla salute. In un dato caso la guarigione può non verificarsi a motivo di qualche ostacolo o di qualche finalità positiva superiore. Il ministero di guarigione consiste perciò più nel fatto di possedere un potenziale di cui il Signore può valersi piuttosto che in un dono che il carismatico detiene in suo potere. Il dono non è per il ministro di guarigione, ma per la persona malata, è lui che riceve il dono della salute. Questo è molto importante. Quando i carismi sono dello Spirito Santo, chi comanda è lo Spirito Santo ed è lui che decide quando farlo agire, come farlo agire, fino a quando farlo agire. Ma se la persona si convince che il potere è suo, che lo usa ogni volta che vuole imporre le mani, no, no. Perché Dio a volte permette che una persona preghi e non succeda niente? Questo serve anche per rimanere umili e per ricordare sempre che se nelle cose non agisce lo Spirito Santo, noi non abbiamo poteri. I poteri sono dello Spirito Santo, non sono nostri, sono opera sua. Io credo che ogni cristiano possa essere potenzialmente usato per operare una guarigione. Chi guarisce è Cristo,
E dal momento che Egli, il Padre e lo Spirito Santo dimorano in ogni battezzato, essi possono al momento opportuno operare attraverso la preghiera di qualsiasi cristiano. Tutto è possibile per chi crede, come ha detto Gesù in Marco 9:23. Siamo tutti invitati a pregare per la guarigione. In particolare siamo chiamati a pregare per quanti ci sono in qualche modo più vicini. Dio accoglie le preghiere fatte dai genitori per i figli, quelle fatte dal marito per la moglie e viceversa. Anche gli amici posseggono un particolare legame di amore che Dio utilizza per operare guarigioni quando essi pregano gli uni per gli altri. I pastori e i sacerdoti, data la loro funzione di guida e di consulenza nella comunità cristiana, possiedono un particolare dono di guarigione connesso con il loro ministero. In particolare nel sacramento della confessione e in quello dell'unzione degli infermi, questo dono di guarigione diventa una parte importante della vita liturgica della Chiesa. Tuttavia alcuni individui sembrano particolarmente dotati nel campo delle guarigioni e sviluppano un ministero di guarigione quando altri membri della comunità riconoscono in loro questo dono. San Paolo scrive che ad alcuni è dato il dono delle guarigioni, il che significa che ad altri esso non viene dato. In quel contesto Paolo parla di speciali doni ministeriali dati a beneficio della comunità. Ovviamente questo genere particolare di dono è concesso solo ad alcuni individui. Io però ritengo che ogni gruppo di preghiera dovrebbe annoverare alcuni membri ai quali viene riconosciuto un dono di guarigione maggiore rispetto ad altri. Quando una persona domanda come faccio a sapere se ho il dono di guarigione, io ritengo che si riferisca a questo dono ministeriale speciale. L'unico test affidabile che io conosco è il seguente. Vediamo se quando preghiamo la gente guarisce. I primi a verificarlo saranno gli altri membri della comunità, per cui non ci si dovrebbe preoccupare. Il dono delle guarigioni ammette un più e un meno come l'amore. Non si tratta tanto di possederlo o di non possederlo, la cosa non è così semplice. Ogni dono di guarigione può crescere, la maggior parte di noi lo possiede in una certa misura e così possiamo crescere fiduciosamente in esso. Non dobbiamo aver fretta di dimostrare il nostro carisma. Secondo la mia esperienza, chiunque abbia un dono straordinario in questo campo viene immediatamente individuato dalle altre persone e ben presto dovrà cercare di nasconderlo, come fece nostro Signore, anziché domandarsi se lo possiede o meno. Se hai un autentico dono di guarigione come ministero, ben presto non vi saranno più dubbi a riguardo. Se invece non ne sei sicuro, farai meglio ad attendere e nel frattempo continuare a crescere. Alcuni sono troppo ansiosi di scoprire se posseggono il dono di guarigione. Forse la loro motivazione non è del tutto pura. Accanto al lodevole desiderio di aiutare gli altri, possono anche essere spinti da un eccessivo bisogno di sentirsi necessari agli altri. Per questo cercano di comparire nel maggior numero possibile di gruppi di preghiera e là in un modo o nell'altro annunciano di possedere un ministero di guarigione. Possono collaborare in uno dei nostri laboratori di guarigione e poi sentirsi, per così dire, diplomati. Nei convegni essi si fanno avanti per guidare la preghiera di guarigione oppure prendono l'infermo da parte allo scopo di esercitare privatamente il loro ministero. Si tratta di individui che credono di possedere un ministero e sono impazienti di trovare qualcuno sul quale poterlo esercitare. È una situazione che mette a disagio perché confonde le cose. Forse queste persone possono essere utili a qualcuno e si ha quindi timore a scoraggiarle. Io trovo che la gente che ha dei problemi intuisce a chi deve rivolgersi e con chi deve pregare. Normalmente il malato deve essere libero di scegliersi il ministro di guarigione, così come nel campo naturale chiama il medico che vuole. Il caso inverso, cioè il medico che va alla ricerca di pazienti, mostra che qualcosa non va. Quando il medico è capace e lo dimostra, non ha bisogno di andare in giro in cerca di lavoro. A volte la pressione per farsi riconoscere è sottile. L'interessato vuole che la comunità di preghiera stabilisca un ministero speciale per le guarigioni, in maniera che le persone possano giungere a lui solo, attraverso certi canali. Qualche volta un gruppo di preghiera ha veramente bisogno di riconoscere e stabilire un'equipe destinata a qualche ministero,
allo scopo cioè di proteggere i suoi membri da certi insegnamenti fasulli e da coloro che ritengono di possedere certi carismi, ma che in realtà provocano più danni che benefici. In generale, però, coloro che hanno un ministero genuino alla fine emergono in seno a un gruppo o a una comunità di preghiera. La maggior parte dei membri della comunità li riconoscerà per quello che sono senza che abbiano bisogno di spingersi avanti. Se c'è del tempo disponibile per quanti desiderano consultarli e pregare con loro, essi lo potranno fare in piena libertà. I guai provengono da quelle persone che sono mosse dal desiderio di darsi importanza e che sentono il bisogno di esercitare il ministero più per amore di se stessi che dei sofferenti. Per tutte queste ragioni mi sento piuttosto a disagio se una persona mi domanda come è possibile sapere se ha il dono di guarigione. Quando qualcuno verrà guarito attraverso il mio ministero, la comunità e il malato in particolare saranno i primi a riconoscere il suo dono. La maggior parte di noi può semplicemente pregare per i malati, quando se ne presenta l'occasione in maniera naturale. In questo modo il dono di guarigione che, in quanto cristiani tutti possediamo, ha la possibilità di svilupparsi e di crescere man mano che progrediamo nella fede, nell'amore e nella sapienza, che costituiscono il fondamento profondo del dono di guarigione. Ecco, vedete che equilibrio, che sapienza. E soprattutto quest'autore riporta l'esperienza di tanti ministri di guarigione, sia cattolici, anche dei fratelli protestanti, e, però tutto quanto in chiave cattolica, perché lui è cattolico. Allora ecco, e questo è molto molto importante, questa catechesi di stasera ha toccato diverse cose, però penso che sono delle cose così, sono come un po' i petali di rosa, cose leggere ma nello stesso tempo profumate e che possono aiutare a profumare veramente il nostro cuore, la nostra mente, la nostra vita, la nostra carità e tutto quello che Dio ci potrà diciamo far incontrare. Però ricordiamoci che lo scopo di tutto è sempre far conoscere e amare Gesù. Amen, 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 alleluia.